Potevamo farlo questo. Cosa? Guardare con il binocolo se riuscivamo a vedere al di là della porta. Ah, giusto. Dopo nel caso possiamo vedere il taglio in cui Sì. dici. Potevamo guardare col binocolo oltre la porta, allora andiamo là. Ah, e dopo magari se è Marco lo chiamiamo. Bravo, signor Lue. Perché in effetti questa è la prigione. Solo che Marlo parla solamente ucraino di quello che è. E Gustava è morta. Adesso scopri che l'acido è ritornato acido. Eccoci, attenzione. Dovresti riuscire a prendere la tessera 9 dal Giant Level. Non ci credo. Benvenuti su Hobbes, il miglior canale Sul tubo con il italiano. dottor E il Meg. signor Lune. E ritorniamo in pompa magna su Metal Gear 2 Solid Snake. Allora, poco prima del promo è successo che siamo andati a fare un po' di esperimenti. Sì, innanzitutto noi volevamo fare questo veramente. Ok, quindi. Attenzione, sono due. Esatto, quindi adesso io proverei anche a chiamarli. Noi volevamo venire qui e vedere chi c'era dentro perché non l'avevamo visto l'altra volta. Ci ha chiamato, come avete visto, un nostro fan Sì. e ci ha detto che dovevamo andare da Django Levil. Al che ci viene detto perché era così grande quel complesso. Adesso proviamo però a fare un po' di chiamate. Allora, dottor Madnar. E il dottor Marv. Niente. Niente. Adesso andiamo subito a prendere la tessera 9, quindi tagliere, ci ritroviamo direttamente nell'area di Jungle Sì. Comunque è cardiopalma proprio, eh. Cioè, Stavolta. un gioco che non ti aspetti fondamentalmente. Non abbiamo idea di cosa dobbiamo fare. Ah, dovremmo cercare così AOE, penso. Posso portare altro, quindi. Allora. Così, Grande! Bravo, dal dottore! nulla. Ma la mia domanda è: Adesso dobbiamo tornare indietro. se l'avessimo fatto prima, l'avremmo trovato lo stesso? Ah! Non lo escluderei. Tessera 7. Immagino che adesso troveremo anche la tessera colorata tipo verde o Esatto. gialla o qualcosa del genere. Bene! Siamo Siamo ritornati. ritornati! Noi ci aspettiamo qualsiasi cosa, da un drago a tre teste Madnar! Ah, Snake, sei arrivato troppo tardi! È già morto! Come è già morto? Il suo cuore non ha resistito! Aspetta un attimo, cos'è quel livido che ha sul collo? Gustava! Non preoccuparti, Snake, anche se Marv è morto, i piani di Olyx sono al sicuro. Marv era un Madre. uomo molto prudente, ha lasciato una copia dei piani da usare in caso di necessità. Era un grande appassionato di videogiochi, si faceva spedire dall'estero ogni mese. Caduto a valore economico, la società giapponese per il sistema MSX. MSX, eh? È un tipo di un computer molto diffuso in tutto il mondo, non è così? Ma No, non vaffanculo. lo è. Il Commodore è diffuso, l'MSX, ok, sono cagati in quattro. Poi ha nascosto la cartuccia in quell'armadietto. Oltretutto ce n'è uno, lo zio Perla. Ciao, zio Perla. MSX? Sì. Ok. Quindi sono cagato, zio Perla più altri tre. Sostanzialmente questo. Dov'è la chiave? Non lo so, non sono mai riuscito a prenderglielo. Cioè, Ah, devo dire che non me l'ha mai ecco. detto. Ecco qui. Piscione! È pezzo di merda. Attenzione, rivelazione. Dalla telefonata. Snake, sei in pericolo! Holly, cosa succede? Snake, si tratta di Madnar, mi era sembrato che ci fosse qualcosa di raro in quel tipo, e così ho chiesto all'agenzia di controllare. È un piscione.
Dopo che fu recuperato da Outer Heaven, le cose si misero abbastanza male per lui. Le sue teorie furono considerate troppo radicali per l'Occidente e vennero rifiutate. Fu considerato un pazzo e venne allontanato dalla comunità scientifica. Col tempo venne completamente dimenticato. Madonna ovviamente non fu felice del trattamento che gli salvarono e cercò il modo di vendicarsi dei suoi colleghi studiati. Quindi alla fine non era più matto. Perché, sì, sono matto, lo prendo così, con sportività. No, ha detto, ah, sono matto, allora gli faccio il culo. Esatto, era un matto vendicativo. Era un matto vendicativo. Fu allora che lo Zanzibar Land lo persuase a passare al suo servizio e ad agire come spia doppio giochista. Abbastanza a Caino, a esatto. Usò la sua posizione di scienziato per portare nello Zanzibar Land segreti tecnologici rubati all'est e all'ovest. Ma anche al sud. Scelle Carriddi. Tutto, praticamente. Tutto. Se voi gli dicevate chi si scopava la vostra cucina nel 98, lui lo portava allo Zanzibar Land. E se lo Zanzibar Land adesso fanno i tarallucci quelli con la finocchia. Grazie a Madonna. Quindi la scomparsa del dottor Marv. Sì, hanno agito con un tempismo eccezionale, addirittura sospetto. Madnard deve avergli fornito tutti i dettagli sull'itinerario di Marv negli Stati Uniti. Madnard stava cercando di impossessarsi del piano di OLX. Ecco perché vuole recarsi in America con Marv. Quindi non era per fare... Temo che tu mi abbia scoperto, Snake. Ho abbandonato tutto per entrare a far parte del vostro mondo. Ho persino lasciato il paese in cui sono nato e cresciuto. Ma il vostro mondo mi ha ripagato insultandomi e disprezzandomi, dicendo che sono pazzo e cresciuto. Io volevo solo portare a termine Metal Gear. Quello è il risultato definitivo delle mie ricerche nel campo della robotica. Ma i vostri politici erano interessati solo a sciocchezze come l'SD, il LIDW e le bombe cerebrali. Come avete conosciuto, è cocaina. Io ho passato dalle Zanzibar Land a segreti scientifici sottratti all'est e all'ovest. Ma perché detto così? Volevo rimarcarlo. In cambio mi hanno aiutato a migliorare Metal Gear. Mannar, sei stato giù tu a uccidere il dottor Marv? Sì! Non voleva farmi conoscere i segreti di OLX. E sono stato io a causare la morte di Gustava sul ponte, contattando Fox dalle fogne. Allora sei un pezzo di merda. Io ho tolto dal commercio il Winner Taco la prima volta. Esatto. Tutto lui ha fatto. Esatto. Cioè, in verità Gray Fox, se non era per lui, non esisteva. L'ho inventato io! La pausa per andare in bagno. Snake, so che Marv ti ha dato la chiave dell'armadietto. Anzi no, è stata Gustava a dartela. Ma magari... Cioè. Voglio quella chiave! Non riesco a respirare! Oh, ma sei impazzi? Cazzo! Ho un'idea, dottore! Provi a buttare il coso. Provi a buttare. Le bombe fumogene? No. Sì. Ok. Dove vanno? Ah! Vada! Si espri però, Sì, ho visto. E tra l'altro mettiamo anche questa. Vada. Fondamentale. Questa l'abbiamo capita subito, però non sì. È difficile. Perché tanto lui non respira, quindi... Non respiri neanche te, pezzo di merda. Però il figlio di puttana è tosta. Sì. Cioè per essere uno scienziatuccolo. Secondo me non ci ha mai perdonato. Attenzione. Ci sarà un dialogo? No? No, è morto. Così come lo stronzo che era? È morto, come faccio un dialogo? Attenzione. I topi. Tiri bomba soporifera. Vuoi che non li ammazza? Oppure una granata. Provi a tirare una granata. E non mi posso muovere, signore. Allora deve cercare di passare attraverso i topi. Non è facile. A cazzo non è facile. Deve evitarli come una merda.
AD va bene. Ma da dove si fa partire? No, cazzo. Taglino e ci rivediamo direttamente dopo l'uccisione di Drago Petrovic Magnar. Allora, riproviamo. Dicevo. Allora, diceva il signor Lone. Ce l'ha ancora lei il... solita botta di culo. Ok, allora, non possiamo usare le armi. Ah, attenzione. No. Vabbè, però adesso non ci serve, quindi va bene. Allora, cerchiamo di vedere se c'hanno uno schema logico. Perché non li possono fare, scusate? Tipo adesso sarebbe buono. Abbiamo salvato, quindi dovrebbe essere leggermente più facile. Ah, non stiamo neanche a tagliare, tanto ormai è un po' come in Dark Souls quando, vede? Qui, tipo, questa cosa qui non doveva succedere perché noi dovevamo usare la tessera numero 8 per entrare, non la numero 9. Perché la 9 è un passepartout. In verità la tessera numero 9 in verità era la tessera. Andiamo a leggere cosa dice in merito. No, no. Si deve usare la chiave qui per entrare. Vuoi provare con la scatola tipo? Non credo che faccia niente la scatola. E in ogni caso non la posso usare. Perfetto. Quindi è da fare così. Se no con le reazioni ad agire loro. Mi si avvicinano con me. Sì, tanto è inutile perché... Ciao! Non serve a nulla, purtroppo. Merda. Però diciamo che ci se la fa, il problema è dopo è prenderla e ritornare indietro. Sì. Ci manca qualcosa, si vede. Ah, giusto, non abbiamo provato a contattare nessuno una volta che eravamo dentro. Giusto. E la civetta? Magari se... Bravo, signor Lune! Ora un attimo, stai, perché il signor Lune ha avuto un'idea. Non fa un cazzo. Però era interessante. Lì, avrebbe avuto senso. Un predatore notturno. Chissà se la possiamo liberare, perché se la liberiamo lì ammazza tutti. Ma adesso, però, diciamo che facciamo il mio... volare. Ah, sì, quello è il condotto. Il serpente, signor Lone. Il serpente le chiude. Allora, proviamo adesso a contattare la gente. Allora, Campbell. Se ti trovi nei guai, prova a contattare McDonald Miller. Va bene. Andiamo avanti. Andiamo avanti. L'abbiamo già letta questa, non può skippare le cose importanti e tenere quelle che non sanno. Allora, un cazzo. Proviamo un attimo, proviamo Master Miller. Niente, l'abbiamo già letta. Allora, Holly. Che schifo, i topi! Giusto, adesso l'aveva già detto questa cosa, tra l'altro. Jacobsen. Ah beh, giusto, Madra l'abbiamo ucciso, no. Marv è morto, Jacobsen. Attenzione. Ah, Dio. Bene. Secci. Sono esseri umani in vicinanza. Ah. Quindi dobbiamo andare a prendere una razione che abbia il formaggio. Quindi dobbiamo tornare indietro. Sì.
Niente. Ah, una cosa, invece il, quello che doveva essere l'uomo che ci risponde... 140-93. Inutile. Niente, direi che ci rivediamo nel prossimo episodio. O sbaglio? Va bene. Perché direi che il tempo ormai è giunto. Mi viene da dire che dovremmo fare un po' di farming nelle precedenti, diciamo, nei precedenti muri, usando, come avete visto, quel simpatico condotto. Esatto, sì, e niente, sarà un'esperienza interessante, molto interessante. Ciao. Interessante per me o per loro? In che senso? Esatto, Obels, il mio canale su YouTube italiano, anche con il nonsense gratuito. Obels, il miglior canale su YouTube italiano. Io sono il signor Lune. Migliore. Io sono dottor Meg, comunque. Il dottore! Comunque sì. Cioè, me l'ha detto mia madre. Cioè, è una fonte... Ah, beh. È una fonte... Sì.